Allora, benvenuti agli amici di Salpicon Latino, siamo qui al Felt Club, abbiamo appena assistito alla prima, possiamo chiamarla così Elvio? Alla prima, si dice buona la prima a Roma, della Mambo Puente Band, che è una, chiamiamola così, una sorta di cover band, quasi, perché abbiamo visto anche qualcosa di vostro, no? No, non è proprio una cover band, perché tutti gli arrangiamenti sono comunque miei, sono originali, non sono tirati giù dal disco e trascritti. Cioè, sono proprio arrangiamenti miei, ovviamente gli arrangiamenti che ho fatto non li ho rifatti tutti da capo, nel senso che ho dovuto tenere una linea che facesse riconoscere il brano, no? Però le introduzioni, le cose che ci sono in mezzo, il cambio di accordi, insomma, molte cose sono state cambiate, sempre tenendo conto della filologicità del brano. Stiamo parlando con Elvio Ghigliordini, non ho fatto neanche in tempo a presentarlo. Abbiamo assistito a un concerto che perlomeno mi ha particolarmente colpito, perché Elvio non ha solamente guidato una band, no? Ma ha pure messo tra una canzone e l'altra degli elementi di storicità che, voglio dire, fanno parte della cultura latinoamericana, e penso che oggi come oggi ce ne sia molto bisogno. Beh, io penso di sì, mi sembrava carino introdurre dei piccoli fatti, raccontare un po' la storia di Tito, insomma, un po' di elementi, insomma, che lo facessero conoscere un po' più a fondo, perché penso sia una cosa bella parlare con il pubblico, raccontare delle cose, avere un dialogo, anche se ovviamente il pubblico non è che parla con te, ma questo approccio. Secondo me c'è necessità di approccio con il pubblico e di chiacchierare con loro e di fargli capire anche cose, di spiegare, non far capire, di far capire degli elementi in più delle cose che stiamo facendo, che stiamo proponendo. Parliamo quindi di cultura con Elvio Ghigliordini. Come non apprezzare il lavoro fatto questa sera qui al Felt Club con un bel repertorio dedicato a Tito Puente e in qualche modo anche al Palladium. Ma Elvio, che musica si faceva al Palladium? Al Palladium Tito Rodriguez, come Macito, come poi Tito Puente, si suonava la musica cubana, si suonava il mambo. Il mambo è il Latin jazz, quello che si chiama propriamente Latin jazz. Macito con la sua orchestra nel 39 appunto ha coniato questo termine, no? La Macito, l'orchestra di Macito proponeva anche brani Latin jazz, quindi si faceva una musica molto empatica, molto ritmica. Loro tre poi si esibivano sempre al Palladium. Prima c'erano delle orchestre magari più piccole, Macito c'aveva tipo sei fiati, ah tu c'hai sei fiati, io ne metto otto, ne metto due trombe in più, diceva Tito Puente. Poi arrivava Tito Rodriguez, ah io ne metto 10, e si facevano un po' la gara, si sfidavano l'uno contro l'altro, no? Per chi avesse avuto più forza nell'orchestra, più potenza, e così era fino ad arrivare alla big band completa. Che anni erano? Era il 50. 50, tutto il 50 è stato. Quindi in pratica, riepilogando per chi ci ascolta, il Palladium si suonava il mambo, si suonava un po' di Latin jazz, ma ho sentito anche dei meravigliosi boleros questa sera. Assolutamente, il bolero fa parte è la canzone romantica, è la canzone che parla d'amore, come ovviamente le canzoni d'amore di tutte le culture del mondo. E loro appunto suonavano anche il bolero, poco però, attenzione, non è che esageravano. Visto che stiamo parlando di bolero, volevo fare complimenti per il cantante, non era proprio un sentito colonna, però ci è piaciuto tantissimo, a proposito di bolero e di Tito Puente, che ne dici? Certo, io penso che Santo Colon fosse è unico, però Carlos Paz è bravissimo. E poi bisogna ascoltare non solo in una situazione così un po'. Il FET è sempre un locale dove la possibilità di far uscire un suono bello pulito è difficile, come tutti i locali di Roma d'altronde. Penso che all'auditorium riusciremo a sentire un Carlo Paz con tutta la sua
bellissima e potente voce. Ora però ti voglio fare una domanda da $1,000,000. Felt Auditorium, a proposito, il 20? Il 28. 28? Giovedì 28. Giovedì 28. Quindi è un'occasione anche per gli amici di Sappi con Latino di venire a vedere la Mambo Puente all'Auditorium di Roma. Alle 21, no? Alle 21. Ok. Ma la domanda da $1,000,000 è questa: musica per ascoltare o per ballare? Guarda, l'auditorium, hai visto com'è fatto? Suoneremo la sala. Intendevo l'auditorium, dicevo in generale. No, l'orchestra è per ballare, ovviamente questa musica è per ballare. Poi, se non c'è stata molta possibilità questa sera perché c'era molta gente, ovviamente c'erano le sedie in mezzo, però questa musica è per ballare e basta. Cioè, si può anche ascoltare con molto piacere, eccetera, eccetera, però tenere fermo un ballerino così costretto al tavolo sulla sedia deve essere una grande sofferenza. Io non sono un ballerino, però mi fa muovere questa musica, è inutile che non lo dica, insomma, è musica per ballare, il mambo, questa musica latina è fatta per ballare. Senti, allora, un'altra domanda ti voglio fare. Se riesco a far ballare la gente, questo... No, no, ma guarda, io avrei ballato tutta la sera, diciamo che non finisce qui, perché all'auditorium sicuramente non balleranno, però... Questa Mambo Puente, no? Come orchestra, nel futuro continuerà a seguire in un certo senso il palinsesto, tra virgolette, no? Offerto dal grande Puente, o in qualche modo, abbiamo sentito alla fine un arrangiamento particolare di una canzone che diciamo usciva un po' fuori dagli schemi delle altre, no? L'ultima. Quella è una descarga mia che ho scritto appunto per far suonare un po', improvvisare i ragazzi un po' di... Ma ci piace questa cosa, voglio dire, nel futuro della Mambo Puente, visto che alla fine ho sentito un brano che ho apprezzato molto, no? E quindi questo vuol dire che Elvio ha anche delle doti, oltre che da direttore d'orchestra e di flautista, si dice così? Sì. Però siamo appassionati di Dave Pike, poi ne parliamo con calma. Sì. E anche di Herbie Man, piace moltissimo, però insomma l'idea è che questa band possa, parlo nel panorama romano, no? In qualche modo anche intervenire, per questo parlavo di contaminazioni solo nel senso musicale, anche nel cercare di contaminare questa postura iniziale anche con altri generi musicali, perché no, scritti da te. Sì, questo sicuramente, scriverò altre cose, già sto scrivendo dei nuovi arrangiamenti, mi allargherò anche ad altri compositori che non sono solo Tito Puente, quindi mi piacerebbe anche fare dei brani, insomma c'è tanta roba bella in giro, quindi, ne siamo tutti convinti di... Quindi mi piacerebbe anche allargare la cosa, prendere qualcosa di Macito, capito? Tito Rodriguez, mi piacerebbe prendere anche da altre parti e scrivere qualche cosa io, insomma, allargare un po' gli orizzonti di questa band, non voglio che si fermi solo a Tito Puente. Senti, un'altra domanda che voglio farti invece, scuola di musica, ma ho sentito qualche voce, no, qui nel corridoio, che si diceva il maestro, gli allievi, no? Quanto è importante la scuola di musica? La scuola di musica, è importante, è un luogo di ritrovo dove un insegnante può passare le sue conoscenze. E comunque è una guida, un insegnante che può passare le proprie esperienze e arricchirti la vita, come io ho avuto degli insegnanti che mi hanno arricchito, non uno, ne ho avuti svariati, insomma, che mi hanno aiutato a capire certe cose che da uno solo magari... Io per esempio ho imparato tantissimo da un percussionista, ho scoperto le cose grazie a... faccio il nome, Roberto Evangelisti è stato un po' il mio mentore, con cui ho suonato tantissimo dalla fine degli anni Ottanta. Abbiamo costruito tre gruppi, l'ultimo è stato la Charanga Mamei con due violini, violoncello, tre cantanti, insomma era una bella orchestra, e da lui ho imparato un sacco di cose,
nonostante fosse un percussionista e non fosse un flautista. Io ringrazio Elvio per questa brevissima intervista agli amici di Salpicon Latino e ricordiamo che l'appuntamento con la Mambo Puente Orchestra è il 28 di dicembre presso l'Auditorium Parco della Musica alle ore 21. Immagino che i biglietti siano acquistabili anche online. Sì, già sono online. Ed è una cosa molto importante pensare che in qualche modo Tito Puente, quindi la musica latinoamericana, la musica del Palladium che noi tanto amiamo ballare, arrivi in un posto dove insomma la musica è di casa, l'Auditorium. Certo, perché insomma i concerti latini in Auditorium veramente non ne ricordo ultimamente. Oddio, io l'anno scorso ho visto la nostra amata Omara Portuondo, che, celebrava i suoi, mi pare, 75 anni, se non sbaglio, di carriera insieme a Bebel Sigala. Tra l'altro hanno fatto una Lágrimas Negra meravigliosa. Quindi io ti ringrazio ancora, perché in qualche modo noi che amiamo la musica e il ballo dobbiamo tanto ai musicisti e ancora di più a chi li coordina. Grazie a Diogo Ghigliordini, grazie a Salpicon Latino e al prossimo concerto.